I vespri celebrati nella Basilica di San Pietro alla presenza di Papa Francesco sono stati il culmine della seconda giornata di preghiera per la custodia del creato, che le diverse confessioni cristiane hanno celebrato il 1 settembre. La salvaguardia della natura, la responsabilità e l'attenzione verso i poveri e i dimenticati che vivono nel degrado ai margini del benessere sono i temi al centro di questo appuntamento ecumenico che si celebra per la seconda volta in concomitanza con le altre confessioni cristiane, in particolare quella ortodossa. La dedizione dimostrata dal patriarca ecumenico Bartolomeo nei confronti del creato, infatti, è stata sottolineata da Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si'. Nell'omelia dei Vespri, padre Raniero Cantalamessa, predicatore della Casa Pontificia, ha riflettuto sulla responsabilità dell'uomo nello spreco delle risorse della terra. Che cos'è infatti che produce nello stesso tempo i guasti peggiori dell'ambiente e la miseria di immense masse umane, se non l'insaziabile desiderio di alcuni di accrescere a dismisura i propri possedimenti e i propri profitti? Alla terra si dovrebbe applicare quello che gli antichi, in particolare il poeta pagano Lucrezio, diceva della vita: Mancipio nulli datur, omnibus usu, non è data in proprietà a nessuno, a tutti in uso. La sovranità dell'uomo sulla natura, ha proseguito padre Cantalamessa, è una presunzione che si scontra con eventi naturali come il terremoto che ha colpito il centro Italia lo scorso 24 agosto e non può quindi essere celebrata come un trionfo, ma impone un'assunzione di responsabilità verso i deboli, i poveri e gli indifesi. Un'ecologia senza ringraziamento a Dio rende l'universo opaco come un immenso mappamondo di vetro, privo della luce che dovrebbe illuminarlo dal di dentro. E il compito delle creature è dunque quello di prestare voce adesso.